Ciao ragazzi e ciao ragazze, me l'avete chiesto in tantissimi e così dopo il video haul che vi lascio qui sotto sui saldi e su tutto il mio shopping partiamo con tantissimi consigli su come vestirsi a San Valentino. Saranno 10 consigli utilissimi, 10 mix and match, 10 capi must have da avere assolutissimamente per le vostre uscite romantiche e non solo. Primo abbinamento, capi romantici, abitini romantici, gonne larghe, super stretch con trasparenze, tutto è ammesso, vi do alcuni consigli, provate i colori pastello se vi sentite delle vere bambole e provate le gonne in tulle, sono davvero fantastiche. Secondo consiglio, gonna più maxi pullover. Un maxi cardigan, un maxi maglione come quello che indosso io, abbinato ad una gonna super stretch oppure larga a campana, snellirà la figura e vi farà sentire super super romantiche. Abbinatelo anche ad una lingerie super sexy. Qui sides, ovvero i mitici stivali sopra il ginocchio, sono fantastici abbinati alle gonne e agli abitini, ma ancor meglio sopra i jeans super stretti. Un abito di maglia, sceglietelo in base alla forma del vostro corpo, super stretto se siete curvi per mettere in risalto le forme, oppure leggermente a campana e svasato se volete abbinarlo a sciarpe super morbide e cappelli di lana per l'inverno. Maglioni oversize sono la tendenza più cool del 2017, stanno bene davvero a tutte, dalle più basse alle più alte, scegliete quello della lunghezza giusta per voi, circa sopra il ginocchio, e abbinatelo agli stivali al ginocchio. Calze a tema, le calze a tema San Valentino, comunque super romantiche, sono il trend del 2017, potete abbinarle in mille modi diversi, io vi consiglio quelle a cuoricino, abbinate dei calzini con dei gattini super simpatici. Un abitino super super sexy, se volete farlo sentire fantastico o comunque sedurre qualcuno, un abitino strettissimo, abbastanza corto ma non troppo e scollato sarà la scelta giusta. Sceglietelo rosso comunque di colori un po' caldi se volete utilizzarlo solo per San Valentino, se invece volete utilizzarlo anche in estate sono perfetti il nero e il bianco. Abiti maxi. Gli abiti lunghi e super attillati sono perfetti per le occasioni più romantiche, più formali. Sceglietelo rosso per San Valentino e andrete sul sicuro. La lingerie, si sa che per San Valentino bisogna pensare a una lingerie adatta. Quindi qui sotto sul blog vi do un consiglio utilissimo e per quest'anno vi consiglio della lingerie in pizzo, però non troppo imbottita e comodissima. Ultimo ma non per importanza, i dettagli rossi. I dettagli rossi a San Valentino sono davvero un must, che sia la borsa, che siano le scarpe, che sia la lingerie oppure un fiocco nei capelli, dovete assolutamente avere qualcosa. Spero di esservi stata utile, spero che questi consigli vi facciano piacere, che vi siano utili nella scelta del vostro outfit per San Valentino. Io vi aspetto su babywhatsapp.com nella sezione tendenze che vi lascio qui sotto con tantissimi consigli utili. Vi aspetto anche sul blog con un post integrativo a questo piccolo video dove vi do tantissime idee visive. E per quanto riguarda l'acquisto dei capi vi consiglio uno shop dove trovarne di fantastici che non indosserà sicuramente nessuno online a un prezzo davvero mini. Ho comprato questo maglione e tantissimi altri vestitini, il sito in questione è Zaful e qui sotto vi lascio il link allo shop per dare un'occhiata a tutto ciò che volete vedere. Alla prossima!